Ciao mister, non è stata una bella partita da parte nostra, non so come l'hai vista te. Beh, non sempre si può essere brillanti, poi per come aveva parlato il mister in conferenza, sai, poi si è visto che ci sono mancati dei giocatori e al di là che poi noi abbiamo fatto tutti questi punti perché abbiamo un gruppo straordinario, però ti viene a mancare delle risorse, dell'energia, ma i ragazzi sono stati splendidi, quindi ci stava aver fatto una partita più sporca del solito, ma questo non è un campo semplice, non era una situazione facile e quindi ci teniamo stretto il punto. Ti è sorpreso il modo di stare in campo del Cosenza? Ma avevamo sentito un po' la conferenza del mister Viali, quindi avevamo pensato che poteva cambiare qualcosa e giocare a tre dietro, non avevamo ben chiaro cosa potesse fare con Marras, e poi alla fine l'abbiamo visto in campo, però non ci hanno creato grosse difficoltà. Nel primo tempo Odogwu è parso un po' solo davanti, poi nel secondo tempo avete messo Sissé, poi eravate un po' poco incisivi stavolta, no? Davanti, anche con due attaccanti veri poi. Beh, non è stata una settimana facile un po' per tutta la squadra, quindi mi sta pensando di mettere tre centrocampisti e sfruttare un po' gli inserimenti di Fabian e Bela. Il primo tempo è stato, secondo me, equilibrato, non è stato bellissimo da entrambe le squadre, è stata una partita, ti ripeto, non esteticamente bella, ma per noi il punto va bene. Buon pomeriggio mister, innanzitutto bentornato a Cosenza. Al di là comunque del pareggio che comunque ci sta anche per un Sud Tirol, è venuto chiaramente per vincere, come ha detto anche mister Bisoli, quali sono gli obiettivi di questa squadra? Perché ho sentito io personalmente un amministratore delegato in precedenza e la cosa che mi ha colpito è l'umiltà appunto uscita dalle sue parole di una squadra appunto in grande crescita che non si aspettava probabilmente queste prestazioni, però comunque con grande umiltà è arrivata ed è tuttora quarta in classifica. Sì, hai usato una parola che a noi piace molto, no? che è l'umiltà, che rappresenta un po' questo club, questi ragazzi, il mister, è quello che ci ha portato secondo me a fare questo tipo di campionato fino adesso e con molta umiltà noi vogliamo raggiungere quell'obiettivo che ovviamente è lì la portata di quello che noi ci eravamo prefissati a inizio anno. Questo è un valore che noi ci portiamo dentro lo spogliatoio, in campo, quotidianamente, ed è per questo che questi ragazzi sono straordinari. Bentornato qui a Cosenza. Grazie. Al di là degli uomini dei moduli che il Cosenza poteva adottare, quando ho capito è sembrata insomma una sorpresa, insomma, quella vi aspettavate cose nuove sostanzialmente, ma vi aspettavate proprio anche questo tipo di gioco, cioè cross dal fondo in mezzo all'aria, che vista la vostra struttura della squadra insomma hanno sortito un effetto un po' leggero da questo punto di vista. Avevamo visto un po' il Cosenza giocare, avevamo visto anche l'ultima partita, quindi poi vi è mancato Rispoli che per voi è un giocatore comunque importante e quindi comunque costruivate già un po' a tre, no? Con Rispoli che si alzava tanto, quindi poi noi non siamo una squadra facile da affrontare perché puoi giocare con giocatori tra le linee, però siamo molto bravi a chiudere gli spazi, almeno fino adesso siamo stati bravi a fare quello, abbiamo struttura, quindi è complicato giocare contro di noi, ma sapevamo che il Cosenza aveva le qualità per metterci in difficoltà, i ragazzi sono stati veramente bravi a lavorare in fase difensiva. Volevo capire questo, siete stati voi con il vostro atteggiamento tattico a obbligare il Cosenza ad andare sulle fasce e quindi giocare sui cross, cosa che visto gli attaccanti che ha, che sono attaccanti di movimento, non ci si aspettava, oppure è stata una scelta che insomma... Ma io penso che è più una scelta del mister Viali, credo che è una domanda che va più nella sua direzione, no? Noi sapevamo che Cozzarate, Marras, Finotto o Zilli comunque si poteva lavorare tra le linee loro con Boga, magari
in mezzo a campo che hanno qualità, poi magari il mister ha optato per un altro tipo di soluzione e quindi magari ha attuato altre strategie, però ripeto, posso parlare per la mia squadra, ci siamo difesi bene, l'abbiamo fatto con uno spirito che ci appartiene, ripeto, con grande umiltà e senso di appartenenza, quindi per noi comunque è sempre una risposta positiva nonostante non una prestazione brillante. Ti volevo chiedere le condizioni di Bellardinelli che è uscito in Barella, se si sa già qualcosa. No, aveva male ovviamente, adesso penso il dottore farà una valutazione e vedremo nei prossimi giorni, ancora non sappiamo ovviamente di che cosa si tratta. Ok, grazie. Grazie a voi.